Hai presente Ted Lasso? Beh, te lo racconto io. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. È un serial TV che parla di calcio, calcio inglese, che va in onda su Apple TV. Ma non mi interessa parlare di lui che fa l'allenatore o della storia della squadra, il Richmond, ovviamente una squadra inventata. Mi interessa parlare dell'amica di Keely. E adesso ti spiego anche chi è Keely. Keely è la proprietaria di un'agenzia di pubblicità che a un certo punto porta a bordo, assume una parola grossa, una sua amica che è particolarmente creativa ma non particolarmente efficace. Anzi, diciamo che fa un sacco di macelli. Non è proprio brava, è presuntuosa, si butta a fare delle cose anche volgari che non funzionano, che non sono in stile con l'agenzia, insomma, non capisce dove sta lavorando, al punto che Keely è costretta a licenziarla. E qui arriva il succo del nostro caffè, perché codesta amica si lamenta. Non capisce il perché del suo licenziamento. Dice che ha fatto un sacco di cose utili e importanti per l'azienda. Non solo, ma nel momento in cui viene comunque buttata fuori, sfida la sua ex amica e ex capo a lanciarsi in un'altra avventura. Dice: va bene, allora io aprirò la mia agenzia e ti distruggerò, e chiede ai dipendenti che sono lì presenti chi vuol venire a lavorare con me. Nessuno ovviamente risponde all'avviso. Beh, era invito e non avviso, ma ci siamo capiti. Ma perché ve ne parlo dentro un caffè? Perché a volte capita anche a noi di non avere consapevolezza dei nostri limiti, dei nostri errori, delle conseguenze di quello che facciamo. Lei ha insultato e offeso i colleghi per tutto il tempo e adesso vorrebbe che questi la seguissero per sfidare la loro ex titolare. Ma lei non ha nessuna credibilità, nessuna competenza, nessuna forza, nessun finanziatore, nessuna capacità come capo, nessuna capacità relazionale, solo uno spropositato ego che la porta a fare cose magari anche creative, ma del tutto prive di collegamento con l'obiettivo. È un vizio e un pericolo nel quale non vorrei mai incorrere. Certo, però bisogna possedere almeno un briciolo di quell'umiltà di cui abbiamo parlato nel cappuccino qualche tempo fa. Andatevelo a risentire, semmai se vi interessa, perché altrimenti si fanno queste figure. L'idea di avere una competenza smisurata, grandissime relazioni, in realtà è esattamente il contrario. Buongiorno, buongiorno, buon caffè.